Benvenuti nel mio canale YouTube dedicato alla motivazione e alla crescita personale. Oggi parleremo di un argomento cruciale, la leadership. Ti sei mai chiesto cosa fa la differenza tra un buon e un grande leader? In questo video analizzeremo insieme le caratteristiche che distinguono i grandi leader e come la loro leadership può influire positivamente sull'organizzazione e sulle persone che ne fanno parte. Come insegna Simon Sinek, autore e motivatore professionale, la leadership è un'arte e non una scienza. Non esiste una formula magica o un modello perfetto che garantisca il successo nella leadership, ma ci sono alcune caratteristiche comuni che i grandi leader possiedono. Per non perdere nessun punto importante, ti consiglio di rimanere con noi fino alla fine del video. Prima di passare alle caratteristiche comuni che i grandi leader possiedono, leadership e amore, hanno molte cose in comune, come ci dimostra Simon Sinek in questo discorso. Ti sei mai chiesto come dimostrare di amare tua moglie? Non esiste un numero o una metrica, non c'è un giorno specifico in cui hai cominciato ad amarla, ma ci sono tante piccole cose che hai fatto nel tempo che hanno fatto crescere l'amore, come il dire buongiorno prima di controllare il cellulare o prendere da bere senza chiedere. Lo stesso vale per la leadership. Non ci sono eventi particolari che ti faranno guadagnare la fiducia dei tuoi collaboratori, ma tante piccole cose che farai tutti i giorni, come chiedere sinceramente come sta il tuo collega o ascoltare attentamente le sue preoccupazioni. Per essere un buon leader non basta fare un corso di 2 giorni o invitare un esperto, come andare dal dentista non basta per avere denti sani. Bisogna fare pratica tutti i giorni, anche nelle cose più noiose e monotone, come lavarsi i denti 2 volte al giorno. La leadership si costruisce con la consistenza, con tante piccole cose fatte ogni giorno. Così come tua moglie non si è innamorata di te solo per i fiori del compleanno o per San Valentino, ma per tante piccole attenzioni e gesti d'affetto che hai avuto nel tempo, anche la tua squadra non ti seguirà per un evento singolo, ma per l'accumulo di tante piccole attenzioni quotidiane. Il vero amore per il lavoro e per i colleghi significa sentirsi parte di una famiglia, come succede nell'esercito, dove i compagni di squadra sono come fratelli e sorelle. Ecco perché è importante mettere in pratica la leadership ogni giorno, anche nelle cose più banali, per creare un ambiente di lavoro in cui le persone si sentano apprezzate e rispettate. Prima di proseguire con le caratteristiche comuni che i grandi leader possiedono, ti incoraggio a lasciare un mi piace, un commento e ad iscriverti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti. La leadership è un'abilità essenziale per il successo dell'organizzazione e delle persone coinvolte. I grandi leader sono in grado di ispirare gli altri comunicando una visione chiara e coinvolgente basata sui valori fondamentali dell'organizzazione. Questa visione deve essere autentica, realistica, ma allo stesso tempo stimolante e ambiziosa. Inoltre, i grandi leader creano un ambiente di lavoro positivo e motivante, dove le persone si sentono valorizzate e supportate. Per raggiungere questi obiettivi, i grandi leader devono dimostrare empatia, umiltà e rispetto per gli altri. Inoltre, i grandi leader sono in grado di guidare gli altri. Essi prendono decisioni difficili e assumono la responsabilità delle conseguenze delle loro azioni. Inoltre, sanno come delegare i compiti in modo efficace e come sviluppare le competenze dei loro collaboratori. Ciò richiede una grande capacità di gestione del tempo e delle risorse, nonché la conoscenza e la comprensione dei loro collaboratori. Ma ciò non basta. I grandi leader sono anche capaci di sviluppare relazioni positive con gli altri. Questo significa che sanno come ascoltare le persone, creare un clima di fiducia e rispetto reciproco, gestire i conflitti e negoziare in modo efficace. Ciò richiede un alto livello di empatia, comunicazione e abilità interpersonali. Inoltre, i grandi leader devono essere in grado di riconoscere le differenze culturali e di lavorare per integrare persone con sfondi diversi. Infine, i grandi leader sono in grado di adattarsi al cambiamento. Sanno come affrontare le sfide e sviluppare soluzioni innovative. Inoltre, sono capaci di apprendere dagli errori e utilizzare queste esperienze per migliorare le loro capacità di leadership. Questo richiede una grande flessibilità mentale e una mentalità aperta e curiosa. In conclusione, l'importanza della leadership è fondamentale per il successo dell'organizzazione e delle persone che ne fanno parte.
Spero che questo video ti abbia aiutato a comprendere meglio le caratteristiche che distinguono i grandi leader e come la loro leadership può influire positivamente sulla tua vita e sulla tua carriera. Sii consapevole che diventare un grande leader richiede tempo.